Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi finalmente video spacchettamento di My Beauty Box. È già qualche settimana che l'ho ricevuta, ragazze, ma mi stavo dimenticando perché la primavera, come vedremo anche descritto nel riepilogo dell'appunto My Beauty Box, gioca un po' di scherzi a quanto pare. Allora, come vedete, questa volta è arrivata così. Io quando ho aperto il sacchettino pensavo che la scatola fosse fiorata, invece è solo praticamente una custodia, diciamo così, della scatola, quindi sono rimasta un po' delusa che poi la scatola è sempre nera, perché se era fiorellini era molto carina anche da tenere, da utilizzare. Dentro abbiamo il solito dépliant che ci spiega i prodotti, poi c'è la velina che contiene i prodotti, che è sempre sigillata, io ho già aperto, e poi i vari prodottini. Allora, vi devo dire, ragazze, che questa volta sono rimasta un pochino delusa perché ho trovato ancora degli integratori, cioè tutte abbiamo trovato degli integratori. E gli integratori, secondo me, sono una cosa un pochino particolare perché non tutte le persone li approvano, li amano e li usano. Tu hai il problema per il quale è necessario che tu assuma questa tipologia di integratori, e sicuramente la box ha un valore molto alto, però il valore, la gran parte secondo me del valore è data proprio da questi integratori, che se una persona poi non utilizza, insomma, ripeto, la beauty box costa 14 euro fare l'abbonamento mensile, quindi è un costo veramente irrisorio. Però non lo so, a me gli integratori, anche se sono una persona che li utilizza e quelli che ho ricevuto a me fanno sicuramente solo del bene, però non lo so, non sono molto d'accordo, vi devo dire la verità. Comunque, partiamo dal dépliant, appunto si chiama Fleur de Beauté, questa box, spero di averlo letto bene, e dice: care My Beauty Girls, è tempo di rinascita. Quest'anno si è fatta un pochino attendere, ma poco, ma finalmente è arrivata la primavera. La natura si risveglia dal torpore invernale e ci conquista con i suoi colori per regalarci un'esplosione di vitalità. Questo devo dire che è vero. I profumi e i cosmetici parlano di libertà, leggerezza, fiori e natura. Concedetevi rituali completi per rigenerare non solo il corpo ma anche la mente, che a volte può risentire del cambiamento di stagione, la mia parecchio. È quindi il momento giusto per regalarsi qualche coccola beauty in più. Ecco i prodotti della box Fleur de Beauté, che ha un valore medio di 88 euro, quindi vedete, il valore è molto alto. Però andiamo con ordine. Allora, come prodotto di make up abbiamo ricevuto questo rossetto di Mesauda Milano, rossetto stilo icona si chiama. Io l'ho ricevuto nella tonalità Lilium, che è il numero 404, c'erano diverse tonalità, è quello che indosso, eccolo qua, è molto glossy come vedete, è molto lucido, sembra leggermente anche da un po' del metallizzato, lucido, molto lucido. Questo è lo swatch, eccolo qua, è sul rosso, infatti lì io mi aspettavo più un color malva, vi devo dire la verità, che tirasse un po' più sul violaceo, invece è questo colore bello, molto morbido. L'ho messo da un'oretta, è giusto il tempo di portare il ragazzo a scuola, di tornare, però morbido, devo dire, lo sento morbido, le labbra le sento belle idratate. E vediamo un po' cosa dice. Il rossetto extra glossato, infatti, dalla texture emolliente rimpolpante per un'applicazione pratica e confortevole sulle labbra. È caratterizzato da una pigmentazione semi-trasparente, adesso incomincio a incepparmi, regala un finish laccato e una brillantezza estrema. Questa è una full size da 3 grammi e niente, poi dice come applicarlo, eccetera. Comunque carino, questo mi è piaciuto, anche se sinceramente non è...
Non lo so, adesso c'è un po' più la cosa dei matta, anche se andando verso la primavera, l'estate, eccetera, i rossetti così glossati mi piacciono molto, però sono ancora in fase un po' matte io, quindi, però vabbè, carino. Poi ho ricevuto sempre di Skin Co questi prodotti al tartufo, questa volta abbiamo ricevuto la crema vaporosa detergente Truffle Therapy. Allora, anche questa io l'ho già utilizzata, è una crema detergente che non fa schiuma, è come un latte detergente come texture, un pochino più ricca, diciamo così. Si sente un pochino sì il profumo del tartufo, ma molto molto lievemente. È una size, questa qui di prova, una travel size da 30 ml e dice che è un detergente altamente concentrato, formulato per rinnovare la pelle secca e spenta che ci portiamo da tutto l'inverno, fornendo una protezione extra a quella sensibile. Questo sì, non mi dà nessun fastidio, cioè dopo che mi sono detersa la pelle con questo non sento la sensazione né che tira né diventa rossa, quindi per questo è ottimo. Realizzato con estratto di puro tartufo e olio di mandorle. Ed è appunto una travel size. Poi ho ricevuto la nuova crema di linea, che è una novità, come vedete scritto lì sul tappo. Questa è una full size ed è una crema olio rosa e olio di argan. Cioè una crema con olio di rosa e olio di argan. Questa non l'ho ancora provata. Dice il nutrimento profondo di un olio avvolgente in una crema a rapido assorbimento. Potrete provare sulla pelle il nutrimento del prezioso olio di argan, noto per le sue proprietà idratanti ed elasticizzanti, e respirare il delicato profumo della rosa. Dice che terrà la pelle idratata per 24 ore, full size da 200 ml. Oh madonna, è un po' liquida, scusate, questa non l'avevo ancora provata. Adesso ne ho messa un quintale in mezzo. Adesso qui ho il rossetto, non posso spalmarmi il rossetto. Sì, il profumo è buono, vi devo dire che a me i prodotti della Nivea non mi piacciono tanto, quindi sì, leggermente sa di rosa, adesso ovviamente non mi si assorbe, ma ne ho messa veramente tanta, però è fresca, quando si mette fresca poi la sensazione di fresco spalmandola svanisce, il profumo è buono, delicato, buono, non si sente di rosa forte, assolutamente delicato. A chi piacciono i prodotti Nivea ve la consiglio, ha un buon profumo, insomma si può provare. Poi ho trovato, ecco, questo rituale per i capelli al carbon black, l'ho aggiunto io, Alma Professional Carbon, rituale riequilibrante detox per la cura dei capelli spenti e la cute stressata. Allora, prevede il trattamento, un pre-shampoo che bisogna mettere sui capelli asciutti, sulla cute asciutta, massaggiare dolcemente sul cuoio capelluto, dopo qualche istante inumidire i capelli e detergere con lo shampoo, che è questo qua, e si detergono ovviamente i capelli, e poi la maschera vellutata dall'effetto condizionante delicato che agisce in pochi minuti per ripristinare la fondamentale idratazione e la naturale vitalità dei capelli. Allora, questo mi attira molto da provare. E sono bustine da 12 ml, non so se riuscirò a farle una volta o due volte, non l'ho ancora provato, questo quando lo proverò vi dirò, perché è una cosa un po' particolare. Ho visto anche dal mio parrucchiere che adesso ci sono queste linee detox al carbone, e niente, questa mi incuriosisce molto, però è proprio una prova, insomma, non è per fare un trattamento, perché non basta sicuramente. E niente, qui è spiegato quello che vi ho letto e quindi procediamo. Ecco, gli integratori di cui vi parlavo, non mi ricordo se ve li ho già fatti vedere all'inizio, questi qua sono integratori, si potevano ricevere per la cellulite, l'integratore solare e l'integratore capelli e unghie. Io ho ricevuto questo per la cellulite, che nel mio caso la cellulite c'è, e quindi lo utilizzerò
non lo so se lo utilizzerò subito, però perché io ho già preso l'integratore, quello all'ananas di Erbolario, per la, appunto per la cellulite, e poi ne ho ancora a casa un paio di scatole che avevo preso di Vrocher quando erano in offerta. Poi, siccome so che solitamente bisogna fare 2-3 mesi di trattamento per vedere dei risultati, eccetera, questa confezione ha 60 compresse e basterebbe per un mese, perché se ne consiglia una per chi ha una cellulite agli inizi, una compressa al giorno, 2 compresse al giorno per chi ha una cellulite un attimino più stagnante, che è il mio caso. Quindi niente, c'è scritto appunto che è a base di centella, che è utile per contrastare gli inestetismi della cellulite, insieme al rusco, che favorisce la normale funzionalità del microcircolo. Inoltre contiene arancia amaro, frutto immaturo invece, che favorisce lo stimolo metabolico. Ecco, sicuramente leggendo la descrizione è anche valido, perché va anche a stimolare il metabolismo. Però ripeto, sicuramente il valore della Beauty Box, visto i prodotti che ci sono, che sono tranne il rossetto, una crema Nivea che comunque sappiamo non ha un costo elevato, questo che è comunque in prova, sicuramente il costo maggiore è fornito da questi integratori e non tutte le persone amano questi prodotti. È vero che sono sempre prodotti che riguardano il beauty eccetera, però non lo so, io preferirei che mettessero solo prodotti proprio di beauty, cremine, trucchi eccetera. Comunque vabbè. E poi l'ultima cosina che ho ricevuto per la casa, questo, oh scusatemi che si sta scaricando, questo prodottino per il bucato, che è profumo per il bucato, non è ammorbidente ma soltanto profumo per il bucato, e dice: per respirare il profumo della primavera ogni volta che farete la lavatrice. Questa è una travel size da 50 ml, bisogna aggiungere poche gocce alla lavatrice, versare 10-20 ml, c'è scritto nella vaschetta. Questo è 50 ml, quindi si possono fare 3 lavaggi o addirittura anche 5 lavaggi. Il profumo è molto buono, il profumo, non l'avevo ancora aperto. Muschi e loto, questo qua, si potevano ricevere diversi profumi, anche vaniglia e mirra, white blue, bianco infinito, vaniglia e mirra, muschi e loto. Ecco, io ho ricevuto questo, buono, piccolino anche lui come vedete, lo proverò e poi vi dirò come mi sono trovata. Oromia si chiama la marca, con la H davanti. Ecco ragazze, questo è tutto, i prodotti sono terminati, niente, sono rimasta un pochino così. Spero che le prossime box sono un pochino più interessanti, vi dico la verità. Intanto vi lascerò poi nell'info box il codice, se volete utilizzare il mio codice, se per caso vi interessa fare questa tipologia di abbonamento, mettendo il mio codice potrete avere il 10% di sconto, invece di 14 euro pagarla sulle 12 euro e qualcosa. Io guadagnerei dei punti che poi mi servono se eventualmente voglio fare altri acquisti nel sito My Beauty Box, perché si possono comprare anche dei prodotti box, che ne so, box primavera, dove ci sono dei prodotti specifici che si acquista quella volta e basta, e coi punti probabilmente avrò degli sconti, non lo so perché non l'ho ancora fatto. Tra l'altro qualche punto l'ho ricevuto, quindi non so chi l'ha utilizzato, ringrazio chi l'ha fatto e ha usato il mio codice. E niente ragazze, io vi saluto, adesso vado all'Esselunga che devo prendere i biglietti per il mio bambino che andrà a Gardaland, e niente, che gli farò questa sorpresa oggi quando torna da scuola, che è veramente stanco, questa primavera la sta sentendo un po' anche lui, così gli faccio questo regalo. È tutto ragazze, vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!